Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del TG del mattino parlando di come cambia la città, perché infatti si è concluso un primo step importante per il maxi cantiere su via Euterpe a Rimini. Dopo oltre un anno di lavori con contestuali chiusure al traffico, domani mattina ci sarà una prima parziale riapertura. Sentiamo. Una boccata d'ossigeno, seppur parziale, per l'asfittica viabilità riminese. Mercoledì 28 agosto ci sarà infatti l'apertura al traffico della corsia di marcia in senso Maremonte che collega Via della Repubblica con Via Euterpe. Nelle scorse settimane l'amministrazione aveva già annunciato la richiesta avanzata a Società Autostrade, che si occupa dei lavori, di poter riaprire la corsia per l'avvio della scuola. Da mercoledì quindi sarà possibile raggiungere la zona del Garden, l'ingresso lato monte del Parco La Cava e la scuola Bertola senza intasare unicamente via della Fiera. A questa porzione di cantiere erano connessi lavori importanti: il nuovo percorso ciclopedonale con 3 sottopassi, la realizzazione del nodo idraulico per dare continuità all'alveo storico del torrente Ausa e nel tratto di via Euterpe la sostituzione della fognatura. Nel frattempo prosegue anche l'intervento più importante, quello per il sottopasso carrabile lungo 250 metri tra sottovia e rampe, che permetterà l'eliminazione del semaforo per consentire l'accesso alla statale 16 da via della Repubblica. Da settembre partiranno anche i lavori di adeguamento degli ingressi in rotatoria, che saranno realizzati secondo le modifiche chieste dal comune, cioè con rami d'accesso a 2 corsie invece che una. Sempre dal mese prossimo scatterà anche l'intervento lato monte per raccordare le vie Arno e Bidente alla nuova pista ciclopedonale che attraverso i 3 sottopassi permetterà di ricongiungere il quartiere col parco. L'investimento complessivo a carico di Autostrade è di circa 7 milioni di euro. Parliamo ancora di viabilità e di traffico, ma ci spostiamo in centro storico, per la precisione in via Ducale, perché va al comune di Rimini il primo round giudiziario appunto con i residenti di via Ducale. Il tribunale ha bocciato il ricorso presentato da una decina di abitanti della via in merito all'inquinamento acustico dovuto al traffico, che a detta dei ricorrenti avrebbe conseguenze sulla loro salute. Il giudice però non ha condiviso la tesi secondo cui l'amministrazione, nell'ambito della zonizzazione acustica, avrebbe erroneamente classificato l'area del rione Clodio. Inoltre, secondo il tribunale, nella relazione di ARPA e del 2021 sull'inquinamento acustico, né quella tecnica di parte contengono significativi elementi idonei a lasciar supporre che siano in atto immissioni intollerabili in danno dei ricorrenti, che dovranno quindi pagare anche i 6.642 euro di spese di giudizio. Il braccio di ferro sul traffico in via Ducale va avanti ormai da alcuni anni. I residenti si sono anche riuniti in comitato. Per loro un traffico non adatto ad una stretta via del centro storico di origine medievale. Cambiamo discorso. Domenica si è chiusa la lunga settimana del meeting, il 45esimo, quello che si è svolto appunto sino a domenica scorsa. Soddisfatti gli organizzatori della kermesse, che già pensano al 2025. E come ogni anno, l'ultima giornata è stata anche quella in cui è stato svelato il titolo della prossima edizione. Sentiamo. Percorsi di pace, l'educazione dei giovani, una politica e un'economia orientate al bene comune, la sfida dell'intelligenza artificiale. Sono solo alcuni dei temi che sono stati indagati al meeting, in cui è stato declinato in tanti modi il valore dell'essenziale. Circa 150.000 i visitatori alle 16 mostre, grande partecipazione ai convegni e agli spettacoli, con numeri totali che gli organizzatori danno in crescita del 10% rispetto al 2023. Questo 10% si è misurato sulle mostre, dove abbiamo avuto più di 150.000 persone che hanno visitato le mostre durante la settimana. È stato dentro i convegni, perché abbiamo avuto più di 140 convegni, praticamente tutti sold out. Abbiamo avuto più di 10.000 ragazzi al Villaggio Ragazzi e più di 10.000 allo sport. Il totale delle attività, diciamo, registrate supera le 800.000 attività dello scorso anno. È stata un'esperienza che è andata oltre le nostre aspettative. Il coinvolgimento dei giovani, la
la partecipazione interessata, curiosa. Abbiamo potuto partecipare a un meeting che è diventato veramente un luogo di speranza per tutti. Si chiude un'edizione e lo sguardo è già rivolto alla prossima, in programma sempre nei padiglioni della Fiera di Rimini. Sarà dal 22 al 27 agosto. Il titolo è una frase quest'anno poetica presa da un'opera del grande scrittore T.S. Eliot, perché di fronte a tutti questi cambiamenti, attraverso anche tante incognite, difficoltà, problemi, ci sono tantissime persone che non si rassegnano ma vogliono mettersi in gioco, intraprendere, creare, costruire. Infatti il titolo del prossimo meeting è questo: nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi. C'è una continuità nei titoli che ci porta a domandarci il prossimo anno cosa vuol dire anche costruire da parte nostra, perché c'è una responsabilità di ciascuno, c'è un lavoro di ciascuno e sarà molto interessante scoprire qual è questo tipo di responsabilità. Ora ci spostiamo a Riccione, dove ha fatto tappa l'assessore regionale al lavoro Vincenzo Colla per presentare l'accordo sottoscritto con il comune per la realizzazione del nuovo centro per l'impiego. La struttura permetterà di recuperare la ex scuola delle Fontanelle con un investimento di 2,3 milioni di euro. Sentiamo. Dopo gli ultimi passaggi tecnici in consiglio comunale sarà definito il progetto esecutivo, a cui faranno seguito il bando e poi l'avvio dei lavori atteso tra novembre e dicembre. Il nuovo centro per l'impiego di Riccione sarà ultimato per la primavera 2026, tempi del PNRR. Un tassello fondamentale per il territorio, che si doterà di una struttura moderna e funzionale, ma godrà anche di un'importante riqualificazione. Il centro sorgerà infatti alla ex scuola di Viale Puglia, nel quartiere Fontanelle, abbandonata da tempo. Il comune concederà in uso gratuito lo stabile all'agenzia regionale, che investirà 1,4 milioni di euro ed altri 900.000 saranno a carico del comune. La nuova sede occuperà oltre 580 metri quadri, 200 in più dell'attuale, che mediamente nell'ultimo triennio ha visto comunque transitare quasi 6.000 utenti all'anno. Crescerà anche il numero di dipendenti, con l'obiettivo di fare del nuovo centro per l'impiego un punto di riferimento non solo riccionese. Con questo accordo con la Regione, l'Agenzia Regionale per il Lavoro, stiamo dando risposta a due esigenze. Una, quella di dare gli spazi giusti, moderni, accoglienti a quello che è il centro per l'impiego. E l'altra è quella di recuperare un contenitore in disuso con un'opera di rigenerazione urbana. Quindi stiamo dando risposta a queste due esigenze. La scelta baricentrica anche rispetto, no, alle risposte che deve dare comunque a un bacino più ampio, non solo quello riccionese, quindi anche la posizione è quella ottimale a nostro avviso. Ci saranno 19 dipendenti dell'Agenzia per il Lavoro regionale che entreranno e saranno a disposizione del territorio. Io li ho chiamati centri per l'impiego di comunità, perché devono stare in rapporto con la comunità, devono stare in rapporto con le rappresentanti, organizzazioni sindacali, associazioni territoriali, il sindaco. Devono uscire, faremo delle convention annuali per comunicare gli esiti del cosa succede dentro un centro per l'impiego, anche per prendere sollecitazioni, perché no, anche critiche, che permettono sempre di stare all'avanguardia sul tema del lavoro. Nei centri per l'impiego si rivolgono gli imprenditori, si rivolgono i professionisti, gli autonomi, i lavoratori dipendenti, soprattutto le fragilità. Recuperare le fragilità e far incrociare domanda offerta è una cifra per noi importantissima, perché altrimenti, se non recuperiamo quelle fragilità, fragilità entrano nel meccanismo dell'assistenzialismo e non ce lo possiamo permettere. Adesso torniamo a Rimini, perché ieri è stata presentata la 12ª edizione della rassegna Le città visibili, che prenderà il via giovedì 29 agosto. Il festival arriva da un'idea di Tamara Balducci, con il sostegno del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna. Concerti, spettacoli teatrali e laboratori a cura di artisti giovani e innovativi. Vediamo. La musica, il teatro, l'arte nei luoghi iconici e riqualificati della città. Torna Le città visibili, la rassegna giunta quest'anno alla 12ª edizione, che accompagna gli spettatori in una riflessione sui temi caldi del quotidiano: lavoro, ambiente, sociale e rapporto con gli altri.
L'edizione di quest'anno propone tantissime sorprese e tantissime novità che partono già dagli spazi che utilizzeremo. È un festival che dialoga tantissimo con il territorio. Ci sono degli eventi, diciamo, forse quello di apertura di Marta Cuscuna, che è un'artista prodotta dal Piccolo di Milano, con uno spettacolo ad una tematica ambientale e che il 29 agosto sarà ospitato al Teatro Galli, Teatro Sotterraneo, che porterà in città lo spettacolo che ha vinto il premio come spettacolo dell'anno nel 2022, Album, che è uno spettacolo prodotto insieme all'Arboreto di Mondaino, quindi incominciano a nascere tutte le collaborazioni, ma tutte sono bellissime. La selezione musicale quest'anno è a cura di Superfluo, che propone 3 concerti sul rooftop del museo dal 6 settembre. Abbiamo creato una comunione di intenti con Tamara, portando a Rimini 3 cantautori che penso la città ancora non abbia conosciuto, che sono Ainé, diciamo uno degli artisti forse più forti nel genere dell'R&B, del non solo nella scena italiana contemporanea. Il secondo giorno invece ci sarà Elasi, che è una cantautrice e producer molto brava, che sta suonando appunto nei maggiori festival e club di tutta Italia e non solo. E terzo, ultima sera, vedrà la partecipazione di Anna Carroll, che è un'artista, se vogliamo, più emergente degli altri, ma che sta calcando veramente le scene. E proprio la ricerca di luoghi riqualificati e invisibili della città è un elemento peculiare del festival, che lo caratterizza dalla prima edizione. È un festival che, come dicevamo, abbraccia tutta la città, l'abbraccia negli spazi, si va dall'ex Cinema Storia al Teatro degli Atti, al tetto con questa nuova collaborazione con Equilibriste, con Francesca Pianini, del nostro museo Rooftop, e anche al Teatro Galli quest'anno, quindi una rassegna assolutamente di valore, assolutamente di qualità. Adesso apriamo la pagina sportiva, cominciando dal calcio, perché inizia con un pareggio sul campo della Matricola Carpi il cammino in campionato del Rimini. I ragazzi di Boucher vanno avanti 2 volte, ma in entrambe le occasioni vengono raggiunte. Sentiamo allora il racconto della partita. Prima di campionato sul campo della Matricola Carpi per il Rimini, i biancorossi si presentano al Cabassi, forti dei 2 successi di Coppa con Arzegnano Valcampo e Lumezzane. Mister Boucher deve fare a meno degli infortunati Bellodi e Chiarella. Prima del calcio d'inizio, osservato un minuto di raccoglimento e ricordo di Sven-Goran Eriksson. Al 16esimo Gerbi sfrutta la sponda di Stanzani per calciare dal limite dell'area, ma la mira è decisamente alta. Al 21esimo Colombi è costretto ad uscire per anticipare di testa Stanzani. Gerbi recupera palla con la porta vuota, ma non trova il bersaglio. Una manciata di secondi dopo ci prova ancora Gerbi, questa volta di testa. La mira è ancora imprecisa. Al 38esimo Falbo dalla bandierina. Girata di testa vincente di Longobardi e Rimini in vantaggio. 0-1 il punteggio con il quale si va all'intervallo. Al 9° della ripresa, gran destro di Langella. Sorzi si distende ed è via in angolo, il 7° per il Rimini. Al 14esimo, punizione dalla 3/4 per il Carpi. Mandelli mette al centro, Gerbi in corna alle spalle di Colombi. 1-1, è festa sotto la curva dei padroni di casa. Al 20esimo, Gerbi riceve a sinistra e serve Forapani, la cui conclusione a giro finisce a fondo campo. Al 22esimo, sugli sviluppi dell'ottavo angolo per il Rimini, Malagrida fallisce un rigore in movimento, spedendo fuori da ottima posizione. Al 32esimo, Cortesi tenta la rasoiata dal limite, pallone alato con Colombi proteso in tuffo. Al 37esimo, Cioffi soffia il pallone a Rossini, in modo giudicato regolare dal signore Restaldo di Ivrea. E serve un assist al bacio per Garetto, che scaraventa in rete da 2 passi, prima di correre sotto gli oltre 350 tifosi riminesi al seguito. La reazione del Carpi è immediata. 41esimo minuto, Salla lavora palla a destra, poi serve Cortesi, il cui traversone deviato da Colombi finisce sui piedi di Saporetti, lesto di insaccare il 2-2. Punteggio sul quale, dopo 5 minuti di recupero, si conclude l'incontro. Carpi e Rimini si dividono la posta. Un po' di rammarico in casa biancorossa c'è per essersi fatti raggiungere 2 volte, ma per il tecnico Antonio Boucher quello conquistato a Carpi è un buon punto per il Rimini. Sentiamo le sue parole. Si è visto comunque il rammarico, perché forse consapevoli che si poteva portare a casa la posta in palio piena, però ecco, quello che ho detto
testa alta, non voglio vedere gente testa bassa, perché i ragazzi hanno fatto veramente una buonissima partita di intensità e a tratti anche di un'ottima qualità, quindi ci può stare anche se magari soprattutto dopo il secondo gol abbiamo fatto gestire meglio in quell'attimo la partita. Ci siamo abbassati appena abbiamo fatto gol di 10-15 metri, dove abbiamo permesso queste pallonate che loro hanno messo davanti con questi attaccanti veloci. Quindi se noi facciamo quella pressione un po' più convinta su queste palle lunghe, secondo me riusciamo anche a tamponare, soprattutto appena abbiamo fatto il gol, ecco, perché poi loro hanno fatto gol dopo 2-3 minuti. Purtroppo in questo gioco c'è anche l'avversario, quindi rispondo in questo modo: noi bisogna sempre fare capire quando arriva il risultato, come arriva, e la prestazione quando magari, come dici te, primo tempo e secondo tempo. Il Carpi è una buonissima squadra, il Carpi ha dei giocatori di qualità, ha giocato contro di noi dal primo minuto, i primi 20-25 minuti con grande intensità, a venire a prenderci, a creare densità in zona palla, quindi noi abbiamo avuto quella difficoltà, ma per i meriti del Carpi. Poi è normale, quando non hanno più avuto questa pressione, siamo riusciti a venire fuori, soprattutto nel secondo tempo. Quindi paradossalmente hanno avuto qualche occasione il primo tempo, ma queste grandi parate di Simone, di Colombi, non le ho viste. Il secondo tempo noi abbiamo avuto in 4-5 minuti tre palle gol, tra cui due con Malagrida. Quindi alla fine, se portiamo a casa il risultato pieno, credo che poteva essere anche giusto per certi versi. Però ripeto, è un punto dove deve fare soprattutto morale in un campo difficile come il Carpi, con una squadra secondo me ben attrezzata, ben allenata, è un campo molto difficile. Ospite della seconda puntata dell'edizione 2024-2025 del Pallone Gonfiato di Alberto Bortolotti, che è andato in onda domenica sera su Icaro TV, la campionessa europea e olimpica di ginnastica artistica Manila Esposito. L'atleta della Polizia di Stato ha raccontato le emozioni vissute in un 2024 per lei davvero indimenticabile e quelle provate durante i giorni di collegiale della Nazionale Azzurra Riccione. Sentiamo. Siamo una squadra molto unita, mi piace la squadra che siamo perché ci siamo sostenuti a vicenda per tutta la gara e appunto ci siamo date forza a vicenda, quindi il ricordo più bello che mi porterò dentro è quando Angela stava eseguendo l'ultimo esercizio e eravamo tutte per mano, perché sapevamo che se avesse fatto giusto avremmo preso la medaglia, quindi è stato l'attimo più emozionante di tutti. Scegli la ginnastica, nella quale mi sembra che tu vada piuttosto benino, per quale ragione? Allora, ho iniziato ginnastica quando avevo 4 anni e mezzo, perché non stavo mai ferma e quindi i miei genitori hanno deciso di farmi fare questa prova a ginnastica, e una volta che sono entrata in palestra non sono più uscita, perché mi scaricava tutte le energie, così tornavo a casa che ero stanca e andavo a dormire. Io consiglio la ginnastica non perché sono di parte, ma perché è uno sport bellissimo e che ti prepara un po' a tutto. E, ti crea e ti forma anche un carattere, perché ti insegna ad affrontare le cose con tanta determinazione e soprattutto a non mollare avanti alle prime difficoltà, perché la ginnastica è uno sport come altri sport, con tanti sacrifici, ma anche con tanti successi. Parlo per me, che quest'anno è stato fino adesso un anno speciale, fantastico. Sì, possiamo dire così. E sì. Dopo 4 ore europee e 2 medaglie olimpiche, tutti i sacrifici che ho fatto fino ad oggi sono stati ripagati. La Ginnastica Riccione ci organizza sempre cose molto belle per intrattenere i nostri pomeriggi e le nostre serate. E recentemente sono salita sul palco di Radio DJ, che è stata un'emozione fortissima perché vedere tutta quella gente, non so, è stata una sensazione strana però molto bella. È stato un onore incontrare Rudy Zerbi, Tananai e poterci fare delle foto insieme e scambiarci due parole. È stata veramente una serata indimenticabile.
Vediamo adesso la situazione delle meteo per la giornata di oggi. Sarà una giornata con nuvolosità variabile, con tratti di sereno, alternati ad addensamenti più compatti. Saranno possibili brevi rovesci o temporali sul settore orientale della regione al mattino, più probabili sul mare e sui rilievi romagnoli, nel pomeriggio invece sul settore centrale. Temperature in lieve flessione, minime attorno ai 20 gradi sulle pianure emiliane, tra i 22 e i 24 su quelle romagnole, le massime invece tra i 29 e 30 della costa e 32-33 delle zone interne. Vediamo il dettaglio sul nostro territorio, sempre grazie all'infografica di ARPA, e vediamo una mattinata e un pomeriggio estremamente variabili, che possono portare anche piogge più probabili sui rilievi, ma potrebbero appunto arrivare anche sulla costa. Dalla sera invece i fenomeni dovrebbero attenuarsi. Le massime saranno attorno ai 20 gradi sulla costa, più basse sui 25 invece per quanto riguarda l'entroterra. E noi siamo arrivati così in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi e vi invito a rimanere ancora su Icaro TV e Radio Icaro, perché tra pochi minuti partiremo con Tempo Reale Estate, quindi avremo modo di riguardare assieme i giornali e le notizie e anche di commentarle insieme a qualche ospite. L'appuntamento invece con l'informazione torna alle 13.15, ma sulla nostra pagina newsrimini.it potete trovare tutte le notizie aggiornate in tempo reale. Vi auguro una buona mattinata.